Mister, serviva una vittoria per cancellare quelmeno dalla classifica, è arrivata una vittoria con una prestazione convincente. Sì, ma le vittorie servono sempre. Diciamo che noi guardiamo sulle prestazioni. È stata una prestazione ottima da parte della squadra, da tutti quanti i ragazzi, sotto l'aspetto che vogliamo noi, quello caratteriale, quello della dedizione in campo, della determinazione, della voglia. E poi è venuta anche la vittoria che fa sperare bene per il futuro. Un piccolo spavento dopo il gol del pareggio, spavento però che è durato pochissimo. Ma sai, non è che avevamo nessuno davanti, avevamo una grande squadra con individualità importanti, era anche normale che potessero arrivare a fare qualche tiro in porta e qualche occasione. Noi siamo stati bravi a recuperare anche mentalmente dopo il loro pareggio e come sempre, come diciamo, siamo proprio sulla buona strada, specialmente sotto l'aspetto caratteriale di tutti quanti. Cosa le è piaciuto di più e cosa invece la squadra dovrà andare a migliorare? Ma dopo una prestazione del genere, vabbè, miglioramenti ci saranno, però credo che la cosa migliore è veramente, al di là delle situazioni tattiche che si possono creare in campo, delle giocate, però veramente questi ragazzi in campo si aiutano e si vede proprio, si vede. E queste devono essere le nostre qualità per fare un campionato. Qualche apprezzamento sui singoli, Falcone? Sapete benissimo che noi non pensiamo a livello individuale, ma pensiamo a livello di gruppo e di squadra. E quando fanno bene anche a livello individuale, vuol dire che il compagno di reparto ha fatto bene la squadra. Sarà un campionato duro anche quest'anno. Come tutti i campionati di Serie B, sarà lungo, difficile, e dovremo essere bravi a voltare pagina da martedì quando riprenderemo allenamenti. E rimetterci lì e lavorare sul credo che è quello del lavoro e della dedizione in campo durante gli allenamenti.